Enerix e Damiano è contro calcio, ma senza Camellio sai meglio che faccio altro. Bergomi con Coin fanno il derby di Milano. Asso dai e Ale la pelata sbagliato. Enerix e Damiano è contro calcio. Augu lascia stare Damino, non ti fa Lazio. Pioli contro Inzaghi vince il demone Giampaolo. Stai pronto allo show e non cagare il cazzo. Enerix e Damiano è contro calcio. E Damiano è contro calcio. Enerix e Damiano è contro calcio. E Damiano è contro calcio. Allora, ma dice no perché ma chi lo sta chiamando? Vabbè, siete un po' ridicoli. Ma cacci le persone però, Camelio. Sto cazzo stai? Caccia sta gente. Comunque dai, se veramente come al solito voi 90 minuti vi spostano tutto, perché siete dei perdenti nella vita, no, nel calcio. Ah, vedi come piove a Roma, oh. Quindi non ho capito. Grazie, Matthews. Penso che si possa perdere col Bayer Leverkusen, non c'è niente di male, hanno fatto 47 vittorie, ieri Roma poteva finire 2-1, secondo me il risultato più come 2-1? Era il risultato più giusto. Ma come 47 vittorie? Ma come 2-1 per la Roma? 46 non sconfitte, Augusto non sei interpellato, te lo dico, quindi... Dice una cosa sbagliata, no, anche perché hai detto che Valerio era della Lazio, quindi sei pregato di capito? Non parlare. Ma no, no, io... No, no, stai insultando da Iale, scusi. Però Eri, questa è la notizia presa. Non puoi dire la presa perché ha detto di marzo, un mese e mezzo dopo, lo conferma al procuratore. No, ma è riferito a chi segue i siti della Lazio, dovresti sapere. Rimaniamo con la notizia presa, poi dopo il calcio mercato, ragazzi. A me lo dici. Rimaniamo sulla Roma, hai perso. Che hai preso il cazzo, Camè? Che hai preso il cazzo? Che ieri tatticamente il tuo allenatore è stato bullizzato ed umiliato. È così. Ma non è vero, ma che dite voi, perché hanno dato 24 punti al Dortmund e 12 al Bayern Monaco. Dite solo cazzate perché non parlate mai di calcio. No, ma Camelio, io se vuoi parlo di calcio. È chiaro che ieri il Leverkusen abbia dimostrato la sua superiorità tattica sotto tutti i punti di vista. Allo stesso tempo però mi aspettavo una Roma che in qualche modo provasse ad arginare quella che sembra una macchina infermabile. Ma fino al 27esimo, no? Ma che vuol dire? Ma che sei, Pioli? Fino al 27esimo! No, aspetta, fammelo spiegare. Comunque la Roma ha preso una traversa clamorosa, poi quello fa una cazzata allucinante perché il Kastrup è un giocatore della Roma e cambia tutto. Lì è stata debole la Roma, è vero. Ma là c'aveva ragione Mourinho che non può dar sanare Oh, ma Leverkusen te ne poteva fare 4, com'è? Vabbè, Damiano gli piace scherzare. Mourinho non faceva giocare né Pellegrini né Paredes, non faceva giocare nessuno né Svilar. Quindi sei dire cazzate. Però ti vedo nervoso, come mai sei nervoso? Sì, è nervosetto, sì, è nervosetto. Ma no, ci sono arrivati migliaia di messaggi in radio, mi fate proprio piagni, perché se gli uomini parlano sempre, non parlano oggi. È troppo facile. Io e Fiorina abbiamo sempre dubitato. Spegna la radio, se la vuoi sentire. No, ma io ti dico, io parlo oggi, Camel, e ti dico che secondo me De Rossi sarà uno dei migliori allenatori d'Italia. È oggettivo, però... Ok, che ieri tatticamente è stato distrutto. Punto. Ma secondo me no. Questo non sono d'accordo, però vediamo gli highlights. Andiamo in opinione, dai. Chi parte? Andiamo con gli highlights. Andiamo in opinione. Ma questo è un cretino. Andiamo con gli highlights e poi andiamo in opinione. Il cretino è Cohen. Chi parte? È perché c'è stata la pubblicità. Un'altra polizia al ritorno. Imbecille, andiamo. Un mega carcazzo, Ciccio. Un anno dopo, di nuovo contro e sempre in semifinale. Nel 2023 si sognava Budapest, oggi Dublino. E loro segnano al 27esimo. Ma è Matosci, perché l'hai richiamato per fare gli highlights? Ma non al 90esimo. No, ho capito Luca, però la partita è equilibrata. Dopo succede una traversa, un autogol clamoroso. Roma fa, si può dire. Non è che se fai il gol di Luca in campo poi, No, infatti da lì conosce la critica mia. Però ti ricordi le occasioni che mi guarda? Guarda, è una traversa, Camè, sul ma calcio... il portiere non c'è. Ma è una traversa sul calcio alta, piazzato. Traversa alta sul calcio piazzato. Il calcio d'angolo, poi ne manca. Appunto, azione, che occasione è? Ma che vuol dire che non vale? Che vuoi dire? No, tu parli tatticamente. Il calcio d'angolo. Ma no, giocato bene per la mezz'ora. Dopo succede in casino. Qui Mancini fa la solita stronzata perché è un perdente.
gli danno a favore. Come un perdente. Ma stai in semifinale grazie a Mancini, come un perdente. No, sì, infatti potete stare zitti durante gli highlights. Ma no, dai. Frimpong, ma ragazzi, Frimpong che cazzo di giocatore è? Luca, lui ci ha fatto perdere due punti a Napoli e pure col Bologna nel doppio nel gol di Zirkzee. Ho capito, ti ha portato in semifinale e ti ha fatto vincere. Capito, però non è il gladiatore. Mo ricominciamo col derby. Un attimo, Camè, per favore, guardiamo gli highlights gentilmente, perché questo mori è il gol. Prima valeva il derby, mo rivale il derby. Guardate la scena di Castop che si butta a terra dopo che sbaglia il passaggio. Questo è il gol. Mi fa pena, guardate che fa. Sbaglia il passaggio e si butta a terra. È in panica, regala grimando il pallone. No, è semplicemente Ale un giocatore che non è abituato a subire questa intensità. È un giocatore che non è tra le prime 10 della Serie A. Ma non è neanche una pippa, Castop, ragazzi. È semplicemente un giocatore che non è abituato a un'intensità tale nel pressing nella prima costruzione, perché in Italia non esiste. Non c'entra niente, una cosa così non la fai neanche in promozione. Non è vero, Fabio. Ma poi ti esperto, ma perché ti esperto? Potete conoscere pure le situazioni, Gazzop. Pensassi a fa... Fa? Adesso mi querellano, dai. Come te querella? Sì. Dai, io te voglio bene. Nel primo tempo c'è stanno highlights solo delle Leverkusen, dai. Ma pure il secondo, fratello. Ancora che mi dici che al primo tempo a Roma ha fatto. Ma che ha fatto a Roma al primo tempo? Ma ho capito, Harry, ma però non hai visto la partita, perdonami. Nel primo tempo, secondo me, ragazzi, a Roma c'è avuto. Il Bayern ha meritato di vincere, ma ragazzi, ma pure a Spugne. Guarda che cazzo sono magliati qua. Ma Roma vince 2-1. Guarda Frimpong che cazzo di gol si magna. Frimpong il tuo preferito, pure questo hai seccato. No, Frimpong è fortissimo. Guardate che distanza il suo cross. Ma non è un attaccante, è sempre il riferimento ultimo in aria. No, ragazzi, Ale diceva che guarda che distanza, Luca, guarda. Ma io non c'ho l'abbonamento. Questo per dire è lo stesso calcio d'angolo che la Roma ci segna Udine. Bravo. Ma non è sempre domenica, ma non è che era 1-1 questo. Sì, ma non è che ogni volta che c'è bisogno di una botta di culo arriva il calcio piazzato e segni. Ma 2-0 come hanno fatto loro? Funziona così. Comunque il calcio piazzato non è una botta. Il calcio piazzato è culo. Io abolirei. Posso fare una riforma, Henrix? L'ho già detto più volte sui miei canali. Aboliamo i calci piazzati, perché sono la componente più casuale del calcio. Aboliamo i calci piazzati. Ma non è una componente determinata dall'allenatore. Ma lo già avete guardato, gli allenatori di calcio. No, questo è vero. Però allora questa è una componente che la Roma faceva bene pure con Mourinho. Questa è una componente che la Roma faceva bene con Mourinho. Ma Augusto, ma scusa, ma il 2-0 delle Percuse non tira uno scaldabagno da 86.000 metri? Scaldabagno, è un tiro della Madonna. Che scaldabagno? È quello che ti sto dicendo, le occasioni puoi farle anche così, perché la Roma non meritava un gol. Ma ne doveva fare tre prima il Leverkusen, Camel. Allora... Ma il Leverkusen, Camelio, Leverkusen. Aspetta, sentiamo tutti. Camelio, il Leverkusen si è mangiato tre gol nell'area piccola. Oh. Sì. E la Roma, perché no? Asmund, no, guarda Asmund, distante, ma l'avete visto? Tutto potete dire tranne che il risultato di ieri è ingiusto. Tu parli ancora che uno che non capisce un cazzo. Vabbè, ci capisci te, Stai. Meno male che c'è sei te che ci illumini sul calcio. No, questo non è uno scardabagno, è un tiro clamoroso, dai, su. Vabbè, bravo, capito, ma fa un gollone. Tira pure da solo, Senza pressione. Tipo un calcio di munizione, tira. Movimento. Guarda qua. Questa è un'occasione. Ma gli ha allevata lì. Questa è l'occasione più clamorosa. Questa è clamorosa. Ma uno è il gol mangiato della Roma. Leverkusen se ne ha mangiati tre. Se c'è il coraggio, lo dico io. E Star Mourinho poteva prendere Scamacca e Xhaka. Vabbè, ma basta, però mo dai, responsabile a Mourinho, facciamo il giro, parte da Iale, dai. Ha voluto lui. Da parte allora, Ale, Ale mi aveva chiesto 5 minuti di monologo, quindi butto tutti fuori. Ale, rimaniamo io e te l'ho promesso, allora. E te lo concedo.
Grazie mille. Allora, è evidente che ieri la Roma gioca con una squadra più forte che è il Bayer Leverkusen, che vince e domina il campionato, la Bundesliga, una Bundesliga che porta due squadre in semifinale dei Champions League, Borussia Dortmund e Bayern Monaco, una pareggia con Real Madrid e l'altra vince con il Paris Saint-Germain. 46 partite che non perdeva ieri, dopo ieri 47 partite, la Roma è più debole del Bayer Leverkusen, risultato è meritato, quello che il Bayer Leverkusen, anzi io sono d'accordo, poteva fare anche tre gol, è vero che la Roma poteva fare un gol, ma il Bayer Leverkusen poteva fare anche tre gol. Il problema è l'aspettativa che si è creata su sta squadra. Io è da tempo che dico che la Roma doveva fare una scelta e doveva puntare al campionato, perché l'Europa League era un'utopia, però si è andato appresso al volere dei tifosi e si è andato appresso al sogno dei tifosotti, Ale, possiamo dirlo, che sta compromettendo anche il campionato, perché la Roma non ha una rosa per giocare Europa League a vincere e fare la corsa in campionato. Una corsa, ricordiamo, la Roma parte dal nono posto, 29 punti in 20 partite, e arriva stremata dopo la partita con il Milan, che si trova a giocare in 11 contro 10 dal 25esimo del primo tempo, 35esimo non ricordo bene, del primo tempo. Poi gioca contro il Bologna, squadra organizzata, squadra forte fisicamente, con certi tipi di caratteristiche. Poi gioca il giovedì 20 minuti di recupero, ma deve andare 10 minuti di partita, oh. Deve andare comunque a Udine, fare un viaggio. Poi gioca a Napoli contro una squadra che, a detta di tutti, dopo l'Inter, la rosa più forte del campionato. E con la Roma, lo sapete, per i problemi frattivosi, si gioca la partita alla morte. Gioca giovedì contro il Bayer Leverkusen, 28 minuti fatti bene da parte della Roma, che fa una partita sui nervi. Dopo il gol del Bayer Leverkusen le gambe cominciano a pesare, perché il gol regalato da Gasdorp taglia completamente le gambe ai giocatori della Roma, che non hanno avuto la forza di reagire al contraccolpo contro una squadra fortissima come Bayer Leverkusen, che poteva dilagare a fine primo tempo. Il secondo tempo si rientra in campo, ma il Bayer Leverkusen sta messa meglio in campo della Roma, più fisica, con certi tipi di caratteristiche, meno stanca della Roma, perché ricordiamo riposa un giorno in più della Roma e sono due settimane che può far turnover in campionato, perché già lo ha vinto. E niente, la Roma ci mette tanto cuore, e sfiora anche un gol all'ultimo con Abraham, però è giusto così. Adesso secondo me la Roma deve andare giovedì a non fare brutte figure, però deve pensare esclusivamente al campionato, che è la cosa più importante, era l'obiettivo dichiarato di questa proprietà, e non centrarlo comunque sarebbe veramente un peccato, perché questa squadra va ricostruita in certi fondamentali. A questa squadra mancano certe caratteristiche evidenti di corsa, di velocità, di gamba ad altissimo livello, e il Bayer Leverkusen ti ha smascherato, perché il Bayer Leverkusen è una squadra di altissimo livello che per sbaglio fa l'Europa League, e per le potenzialità che ha poteva sicuramente fare la semifinale di Champions League anche lei. Finito. Grazie Ale. Parole di un uomo strano. Parole forti di l'uomo strano. Per favore, porti rispetto, cretino. È una vergogna, perché quando il Milan andava male a me non è mai stata data questa opportunità e tutti parlate sopra. No, ma sai perché, Cohen? Ma sai perché l'ho fatto, Cohen? Per dimostrare di essere superiore. Perché noi siamo superiori ai Cesaroni. Ma quindi li concediamo tutto. Ma il Leverkusen ha smascherato tutti, non è solo la Roma. Cioè, sembra che arriva dalla Salernitana e ha battuto la Roma. No, e il Leverkusen è forte. Ma non è problema. Sta a prendere per il discorso De Rossi. Grazie, Gab. Ha smascherato. Eri, qui si parla, io cerco di dirlo sempre, una partita un'altra, quella è un campione, quella è un fenomeno, quell'altra, fammi rinnovo a quello, fammi a 4 anni di contratto a quell'altro, fammi a... Ma la Roma è una squadra forte per arrivare al quarto posto,
ma per lottare per lo scudetto, per lottare contro il Bayern va rinforzata anche. Ma te ci hai sempre raccontato un'altra cosa, frate. Te sei venuto qua a dire a Roma era dopo l'Inter era la più forte, lo dicevi te, mica io, eh. Sì, ho detto che l'unico problema era Mourinho. L'ho detto, ma stanno la Roma per me non è inferiore alle pippe del Milan, quello sì, quello sì, del Milan, del secondo, quindi non è da quarto posto. Ho capito, ma a quanto sta distante dall'Inter? Ma dai, c'è un posto dove tu distante ti... dall'Inter? Ma io sfondi una porta aperta, ma io Marcuso, ma se prende, se prendermi la gli fa la faccia così, dove tu dici dopo l'Inter l'unica che può giocare testa a testa con il Bayern è l'Inter in Italia. Cazzo siamo qua a fare, non ha fatto 5 minuti, rompe ancora. Mi fate far giro per favore, parto d'asso, grazie. C'ha ragione Bergomi però. Vai Asso, vai. Non ho mai avuto nessuno e parla ancora. A fare Roma TV e basta. Fatemi sentire per favore, Asso. Non mi sei piaciuto, hai fatto passare una Roma. Hai fatto passare una Roma che è una squadra con calciatori che ho avuto anch'io, che avrei voluto, come una squadra che non poteva reggere l'urto di una squadra che tutto quello che hai detto è vero, non è che ti sei attaccato, è fattuale anche il fatto, però è anche vero che io ti potrei dire grazie Joel, è comunque una sorpresa che questo Leverkusen comunque poteva essere, come fa a essere una sorpresa dopo che fa 3 gol Bayern Monaco, Borussia Dortmund non ci vince in casa, andate e ritorno con l'Ipsia, come fa a essere una sorpresa? Ma perché giudichiamo la Roma ieri allora? Poteva essere appagato in più la Roma. Ultimamente, negli ultimi anni, è molto più abituata in coppa a giocare rispetto a Leverkusen, cioè poteva fare di più. Hai fatto passare i tuoi come degli scappati di casa, ma hai dei giocatori non che scappati sono scappati di casa. Ma no, ma però Alessio, scusa, una parentesi. Ma De Rossi c'ha 3 mesi e mezzo. Però Harry, no, devo fare il giro, se no non parla più. Prego, Asso, mi devi far far giro, rispetta i tempi, prego, Asso. Ma fa pillola, ste. No. Prego, la pillola da Ariana, perché c'è il colesterolo alto. Prego, Stefano. Adesso sono molto telegrafico, allora intanto parto da dire nel complessivo per quello che potevo offrire la Roma ieri, perché io avevo un sentore, un campanello d'allarme che poi si è già verificato col Bologna. Grazie Cernix. A seguire col Napoli, ieri c'è stata l'ennesima conferma di una Roma che a livello fisico sa che bombole d'ossigeno. La Roma sparisce dal campo al minuto 65, dove oltretutto va in affanno vero, ti innervosisci perché loro con il loro giro palla veloce, bravissimi negli inserimenti, ti hanno fatto innervosi perché non coglievi più boccia. Che questa è la verità, però io nel complessivo per quello che ha offerto la Roma ieri sono in parte soddisfatto, non ho grosse recrimine alla Roma e a De Rossi da fare. Gli unici appunti che faccio è che ieri il vantaggio procurato, no? Dal Bayer Leverkusen per un errore evidente del giocatore che manca al Casalotti potrebbe giocare, veramente Gasdorp manca al Casalotti, potrebbe giocare, che cosa succede? Ti metta a nudo il vantaggio delle accuse, ti metta a nudo e fa fuoriuscire quelle problematiche che ci sono sempre state, dove De Rossi ha messo una toppa, sì, ma la toppa prima o poi si allenta un'altra volta, perché i problemi ci stanno, lui non è che li ha nascosti o ha fatto finta che non ci sono, ci ha messo la toppa, ma sapevamo tutti che bene o male De Rossi qui arrivando non poteva fare miracoli, questi eravamo tutti consapevoli. Il Bayer Leverkusen vince con merito, fa una grandissima partita, una grandissima squadra. È una squadra che probabilmente, caro Damiano, a fine anno possiamo dire tutti quanti, anche noi qui in Italia, che vincerà il calcio, lo sport. Non vincerà una squadra di campioni, non vincerà una squadra di figurine, ma vinceranno la competenza, le idee portate avanti da un allenatore che ha reso grande questo Bayer Leverkusen. La Roma, ripeto, nel complessivo fa la sua partita, sciupa tanto, sbagliamo tanto, ma il calcio è anche questo, è episodico, e gli episodi non ti possono girare sempre a favore, perché dire ieri, ma se finiva così, allora io ti posso dire, caro Damiano, che con la Fiorentina sei stato fortunato e dovevi perdere, con Lecce sei stato fortunato e dovevi perdere, con il Napoli sei stato fortunato e dovevi perdere. Quindi, ma io non ti ho sentito prima di queste cose, amico mio, Ma no, ma che cazzo? No, e qua non mi ha parlato di fortuna contro il Lecce,
Come non ti ho sentito parlare di Fortuna, ma magari ha detto sul canale video post partita, ma fatta a sentire per no, ma magari ha detto sul canale tuo. Io qui non ho mai sentito parlare di fiducia di Fortuna. Episodi, ma io parlo di episodi no, a favore. No, ma hai detto Fortuna, se sono episodi sono d'accordo. Io sto parlando di episodi a favore, il tutto comunque sia si bilancia. Ieri è andato a favore loro, loro dopo il vantaggio hanno preso ancora più forza, convinzione nei loro mezzi, si sono galvanizzati. Ma tu non puoi fare la recrimina lì. I problemi sono a monte. Una squadra che l'allenamento, la preparazione estiva la va a fare ad Algarve, al mare. Dopo ritornava ai corpi di Mourinho. Siete forti, regà. Ma se inizio anno non vedevi l'ora che iniziasse il campionato? Eri su Mourinho, eri con Mourinho. Mo tiri fuori quello che è successo l'anno scorso dicendo che eri contro. Ma che cazzo sei? Ma tu sei proprio uno scemo. Io non ti voglio offendere. Perché no, poi ma perché devi andare a trattare cose che non sono vere? Tu sei proprio l'ultimo che puoi parlare, perché di cazzate ne hai dette tante. Ma che c'entra? Ma tu sei sceso dal carro di Mourinho 6 mesi fa. Persone, perché c'è una motivazione. Se arrivi qui e De Rossi si prende una squadra dove al 16 di gennaio era tutto completato, finito, terminato, abbiamo detto tutti che non si potevano fare miracoli. Non è Gesù Cristo sceso in terra, De Rossi. Ma ci sono dei problemi che lui ci ha messo la toppa. Tre mesi e mezzo che c'è stato. Sì, però ragazzi, se il problema era la preparazione di Mourinho, sta roba la dovete di agosto, non adesso. Ok? Non me la potete di adesso. Perché se me la dite adesso, la roba della preparazione di Mourinho, siete degli ipocriti di merda che stanno cercando di sfruttare una situazione pregressa per giustificare il giocatore dell'allenatore attuale. Sai dove non sono d'accordo quando parlate del problema della preparazione? È che però quando poi venite a farmi la media punti che ha fatto De Rossi, eppure là giocava con la preparazione De Mourinho, non è che era un'altra squadra. Io infatti, se mi fanno finire il discorso, Luca, dicevo, la riatletizzazione, la famosa riatletizzazione che ha fatto De Rossi in questi 3 mesi, con carichi di lavoro pesanti, importanti, doppie sedute, te ci hanno messo una toppa, Luca, te ci hanno messo una toppa, hai retto perché hai retto, fino a quando potevi reggere. Ma non può mai compensare quello che sono i lavori di 2 mesi fatti in estate. Ma il lavoro fatto di due mesi in estate non lo può fare un'ora sullo yacht al mare. Devi fare le doppie sedute come l'hanno fatto tutte le squadre. Mi sembra proprio Camelio. Portò un cazzo de foglio con scritto quante doppie sedute hanno fatto. Purtroppo alla fine, alla lunga, questo paga. E la Roma gli si è presentata il suo. Secondo me state fuori binario. Stefano, se potesse parlare De Rossi di come ha trovato la squadra, sì, ma il 16 gennaio con il ho sentito il monologo tuo, ma non ho sentito uno della Roma puntare il dito nei confronti me di quella che è responsabile. Ha detto che ti sto preso il pensiero. No, la società. Perché ho detto che non scemo, ma in benevolenza. Con tutti i difetti che c'aveva, non era uno scemo e non era uno sprovveduto. E l'anno scorso fa una scelta, la fa Mourinho, non la fa la società. Ma lo stiamo dicendo oggi! Perché... No, ho detto io da tempo. Ma devi dire ieri questa cosa. No, l'ho detto quando l'ha fatta. Io sono d'accordo. Quest'anno una società che capisce de calcio gli fa fare la scelta a De Rossi. La fa la società, non la fa manco De Rossi. Fa la scelta. Ma scusate, come fate ad essere d'accordo con Stefano? Ma il tifoso da Roma era contento quando ha battuto il Barcellona. Che c'entra il tifoso? Perché decidono la società? Ma che decidono i tifosi la società? I capettivi che decidono i tifosi? Ma tu Alessio, ma se non avevamo fatto 3 partite pazzesche con Feyeno... Ma non sono partite pazzesche, l'Europa League è una coppa che se la vinci, ok. Se non la vinci con la rincorsa che deve fare... Il prossimo anno se la Roma non fa certo se deve fare voi criticate la scelta la fa quando escono i gironi, gli accoppiamenti ai quarti di finale, perché ai quarti di finale fortuna vuole che la Roma sta nella parte buona e tutte le più forti stanno nell'altra parte. L'anno scorso lui dice: se io faccio il mio, perché la Roma era più forte di quelle squadre, vado in finale, la finale è una partita secca e me la gioco. E lì ci ha fatto un ragionamento.
De Rossi è un esordiente e certe dinamiche non le conosce nemmeno. E non sa nemmeno quali sono i limiti di una squadra. Quando la società prende De Rossi, gli deve dare un obiettivo e gli deve dire, caro De Rossi, l'Europa League o il campionato sono... Sono l'obiettivo arriva in Champions, arrivaci come ci pare. Il campionato è più facile. No, l'obiettivo dei Carate è stato sempre la Champions League. Ma ci deve fare il campionato che è più facile. Se De Rossi lasciava l'Europa League, comunque era un problema. Solo io l'avrei accettato. Solo io. Allora, fatemi sentire un attimo. Fatemi sentire un attimo, Camelio. Fatemi sentire un attimo. Ma se vuole replicare o no? Vai. Allora, intanto stiamo giudicando. De Rossi rimane a Stefano che ha fatto un miracolo. Ma stiamo scherzando? E il derby e i turni in Europa League ha fatto un punto. Aspetta, ha fatto un punto in più media partita. Ma di che cazzo state a parlare? Uno, due, esce con le Leverkusen dove dà 12 punti al Bayern Monaco e 24 al Dortmund. Cesso pelato! Cesso pelato! Grazie, Cesso. Scusami, però ti ho fatto finire cortesemente. Sono due squadre che non solo gli ha dato i punti in campionato, ma stanno in semifinale di Champions. Okay? Cesso pelato! Per favore, per favore, faccia parlare Camelio. Ma non è verso Camelio, è verso l'abbonamento. Poi noi siamo schiavi del risultato, mi meraviglio da adesso. Perché che io sono schiavo del risultato. Ma se attestati che volevo uscire prima, non avevo niente. Fammi finire. Non fai il cazzo della coppa. Mi meraviglio di te che stai dicendo il contrario. Perché la Roma, Augusto, te lo dico pure a te, l'anno scorso con Leverkusen ha preso 26-0. Ma di che cazzo stanno a parlare? Ma che c'entra? Ma che c'entra? La Champions League a De Rossi come obiettivo, infatti c'è pure sul contratto, era la Champions League. Purtroppo però Daniele De Rossi si è dovuto giocare questa Europa League anche perché la squadra c'aveva la cosa che l'altro anno aveva perso il finale. I tifosi perché se poi tu non andavi in semifinale e no perché io capisco, però siamo andati in finale. Io non capisco, però questi problemi si fanno solo a Roma. Guarda Bergamo che lottano su tre competizioni, fanno la Mario Ferri! Oddio Mario Ferri! Oddio il falco! Oddio il falco! Oddio il falco! Mario! Grazie Mario! Dovremmo fare 25, sarebbe un gigante il capitano! Grazie Mario! Grazie Falco! Comunque se i problemi si fanno a Roma, ok, però Gasperini c'ha 8 anni di lavoro, una squadra fatta con caratteristiche differenti da quelle che c'ha a Roma, perché su quello sono d'accordo che c'ha ragione Mourinho, però Mourinho mi deve dire... È il principe! A Gasperini allena una società che non fa la prossima. Grande principe, l'Atalanta. E grazie Luca, grazie Luca. Bene, con certe caratteristiche, con giovani, la Roma ha Spinazzola, se gioca una partita un po' fa quell'altra. Dybala, se gioca una partita un po' fa quell'altra. Pellegrini, che anche lui... Ma Mourinho ha fatto i miracoli! Fatti miracoli Mourinho, quindi! E Sharawi, che miracoli! Ha costruito lui la squadra, Fabio! Ha costruito lui perché hanno vinto la squadra! Ti hanno vinto un impostore che ieri, prima poi, partita... con il Bayern Leverkusen. Ma io con Lukaku ho vinto lo scudetto. Come Mourinho l'altra volta. Ma io con Lukaku ho vinto lo scudetto. Ma li portarci tu a rinnovare a casa, ha fatto te, perché sennò al 2023 gli è scaduto il contratto. Ha fatto un buon lavoro. Allora con 45 milioni di euro abbiamo pagato. 45! Grazie Impiastro.
Camelio, che poi Camelio lo sa. Grazie UM, scusa. Prende a 20 Scamacca e con i soldi che rimanevano potevi prendere pure Sciaga. Hai visto il giocatore ieri Sciaga? E là, è la verità. È la verità. Sì, però posso dire la mia, ragazzi. Io rispetto chiaramente l'opinione di tutti. La cosa che mi fa un po' sorridere è che quando le cose vanno male tirate fuori sempre il nome di Mourinho. Quando le cose vanno bene, non tirate mai fuori. Quando avete vinto il Ma noi scherziamo. Io mo so serio. Io so serio, Ale, perché non ti ho mai sentito né te né Asso dire: guardate che Mancini è diventato un grande giocatore grazie a Mourinho. Guardate che oggi se Lukaku sta a fare la prima punta da Roma è merito di Mourinho. Guardate che se Dybala sta a Roma il meglio è di Mourinho. Io queste cose, raga, perdonatemi, non voglio sentire di quando avete vinto contro il Milan. Adesso perdete 2-0 contro il Leverkusen. E vi dico una cosa, secondo me è stata fa più complicata di quello che è. Perché la Roma ieri sera perde. Perché c'è sta una squadra che è stata più forte da Roma. Matteo, punto. Chiuso il discorso. Voi state a cercare alibi. Ma non è alibi. Sei mutato. No. Sei mutato. Ma la riflessione. Se te voglio bene, io non la penso come te, te rispetto, ma non la penso come te perché tu non mi puoi fare un monologo e gli tiri fuori e ritiro un Portogallo. Io gli ha perso perché sei stanco e perché c'è una squadra che va 200 all'ora. Allora tu sei regno, ma tu sei regno. Ma chi ha cercato? Giustamente, mica so come te che piango quello e piango quell'altro. Ma chi ha cercato gli alibi? Ma che cazzo stai a dire pure, Dio? Io ti ho detto che sono il primo che ha detto che hai perso contro una grande squadra che merita vincere il calcio. Io ho fatto elogi, so cercare. Ma tirate e ritiro un Portogallo. Lo paghi alla lunga. Vabbè, perché allora ritiro ad Arcarve non male quando sei passato quello che non fai in estate alla lunga in una stagione. Però oggi. La condizione della Roma, era breve. Era preventiva, ma la condizione in cui sarebbe arrivata la Roma, perché se tu te sorteggiano i giro, ti sorteggiano la griglia e tu te guardi il calendario, lo sai che tra Juventus e Atalanta c'è il ritorno fuori casa col Bayer Leverkusen e oggi non mi puoi venire a dire ma ho perso con Leverkusen. Forse era opportuno fare una scelta e non è De Rossi che la deve fare, la deve fare la società. Questo è vero, c'ha ragione. La società deve andare là, deve andare direttamente oggi e gli deve dire: no, che lo dico oggi. A me non va a dire la cosa oggi. Io sono d'accordo. Sabientino, allora perché l'Atalanta sti problemi si fa? È il calendario. Perché l'Atalanta non c'ha i tempi di vostri. Perché l'Atalanta vince, perde cose, non c'ha le esigenze nostre economiche. Perché si fa? Perché l'Atalanta non è vita o morta andando in centro. Champions League per l'Atalanta, per voi che sì. Cazzo significa? Ma che significa? È un discorso di mentalità, Gasperini, per quanto possa funzionare. Grazie Marcello. Allora tu mi parli di mentalità e poi te lamenti di Garstorp. Ma Garstorp, la mentalità che c'è fai con la mentalità? Se c'hai Garstorp, la mentalità che c'è fai se non hai Garstorp? E come a me se c'è Castellanos e gli dico che è più forte di Van Basten, non sto più a prendere culo. Parliamo una volta, ragazzi, dai. Prego Asso, dica la tua, poi rispondo Augusto. Dai, Asso, ripeti perché non ti hai sentito niente. Sapete che non fa mai il turnover, sono tutte grazie, cazzate, Mattia. Gole stanchi. Ma quale stanchi? Aspetta, fatemi sentire Stefano, poi risponde Augusto, perché sennò noi non abbiamo capito niente e manca la chat. Prego Stefano. Dicevo, qua se lamentiamo che non si cresce, che non si sta al passo. Aspetta, c'è cioè, pure. Don Diablo! Ma per favore, prego, Asso. Dicevo, se lamentiamo che qui non si riesce a star passo alle squadre come Inter, Milan, Juventus, ma se non cominci a crescere mentalità. Ma quando cazzo cresci? Vedo un Atalanta che non si fa problemi. Oh, e c'è in squadra gente come Ian, oh, Olm che ha preso dallo Spezia retro. Ma non so Cesso, i titolari, se non si fanno problemi. Come retrocesso, è questione che giocano, non si inventa me blasfemia, sono sempre lì. Innanzitutto Atalanta si è parlato di una squadra che ha 8 anni di lavoro con Gasperini. Ma lascia perdere una squadra che non ha debiti
e della squadra che se va in Champions o non va in Champions ieri in Barça. La Roma, so, 4 anni che va al semifinale dell'Europa League. Mannaggia la miseria, ma quando volevo rinnare in Champions League e misurare sta squadra in certe partite come quelle Ale, di ieri, Ale, sai qual è il problema? Ma tu devi cominciare a misurare con quelle che... No, scusa, ma se te lamenti che c'hai Garstorff, scusami, c'hai Garstorff, e te sei lamentato di Garstorff. L'altra volta te lamentavi De Bagnes, ma se c'è questi giocatori, io c'ho Castellanos, ma non mi dico che Castellanos ci metto la mentalità e diventa Van Basten. Quello rimane quello, la mentalità la crei quando c'hai la mentalità la crei quando tu c'hai una continuità di rendimento ad altissimo livello. Non se tu ogni volta allora, arrivi intanto, a un punto della situazione non riesci mai a arrivare. No, ascolta, ma poi Real Madrid, prima dici del Real Madrid, ma Real Madrid, ma che c'è, giocatori della Roma, quelli sono campioni. No, io ti sto dicendo che non fanno di nuovo, comunque la Roma nei test, questa è una notizia della Roma, quindi mi ha tutta la responsabilità, non ha sintomi di affaticamento. E allora è una cagata. E allora è una cagata. Dai, a Napoli t'hanno preso a pallonate, ma che te l'hai vista la partita? Dai, la squadra di 80 metri c'avevi, uno contro uno, Mancini contro Osimhen facevi. Dai. Però impara qualche volta a farvi il discorso. Quindi il Milan, in 7 giorni la Roma crolla e gli fa una testa così grossa al Milan. Ma hai visto il tabellino del Milan, che a me? Ma hai visto il Milan come sta andando, che a me? Sì. Ma la Roma non vale mai in cazzo, che vedo. Ho capito, la Milan non vince da un mese e mezzo. Il Bologna ti ha ammazzato. Il Bologna ti ha ammazzato. Ma è una cosa mentale. Scusa, ti ha ammazzato, ma non sarà un caso, no? Sarà che a Roma... Dopo la partita con Milan sarà calata, ma mi sembra evidente. A Roma non è, ma hai visto che ritmo e che intensità c'ha avuto in Roma Milan? Ma scusa, però, ma stai prendendo esempio la partita del ieri che questi distruggono tutti, è questo che non mi sta bene. No, la stiamo a Napoli non distrugge nessuno, e ti ha preso a pallonate. Il risultato è casuale a Napoli. No, ma che ne hai vista presa a pallonate ieri? Non ma come ne hai visto? È vero, dai, su, vabbè, allora va dalle due. Ma il problema, però, se vogliamo scherzare, allora sei schiavo del risultato. Sei schiavo del risultato. Il Napoli l'ha preso a pallonate. No, però visto, se vuoi fare scherzare, scherziamo. No, so la pallonata ci ha preso il Leverkusen l'anno scorso, ci ha fatto 26 tiri a zero. È okay, dato sei passato, 26 tiri a zero. Ma era una scelta, ma guardi, tu come ma rispondi quello che ti ho detto. E quella è una scelta fare quel tipo di partita. Tu a Napoli volevi fare la partita per fare 3 punti, ne deve fare 0. Ne hai preso una al 99esimo perché ha segnato due calci d'angolo. Vabbè, Napoli ha fatto la partita della vita, può succedere, non è che poi vince tutte. No, però ti capita che a certi livelli la Roma si legge su Dybala, Lukaku, Paredes, Smalling, questi sono più forti, no? Quando ma perché, questi calano, ma perché il Milan c'ha del ma che quando questi calano, cala il rendimento di tutte le altre, le pippe escono fuori. Ma quindi scusa, quando cala, ma scusami, ma se cala Luis Alberto e Immobile segni di meno, ma che discorsi so? Che e perché ne hai visto quest'anno? Appena sono calati quelli forti ha fatto schifo. Ma per, no, perché lo dice la Roma? Quindi il Milan se manca Magnan e Taurinane se il calo o no? Ma certo! È ovvio, se tu hai dei limiti, se tu hai dei limiti strutturali nella rosa, ma le tre competizioni non sono fattibili. Manco l'Inter, hai visto il Champions che ha fatto? L'Inter fa una scelta a inizio anno, deve vincere lo scudetto e mette le riserve in Champions. L'Inter, l'Inter mette le riserve in Champions. Avanti, dai, che pareggio, l'Inter esce con Real Sociedad, non esce con l'Atletico Madrid, perché mette le riserve. Fanno una scelta. Col Benfica in realtà. No, però il discorso Agu, è che secondo me, no, quando sento parlare di Atalanta, è vero che l'Atalanta non è costretta ad andare in Champions, ma se guardi il valore delle rose, ragazzi, ma l'Atalanta è forte. Il problema è che voi ci avete raccontato la Roma da quando è andato via De Rossi, Mourinho, ed è arrivato De Rossi, c'è stata a raccontare la Roma come se fosse una squadra che può competere con Milan, Inter, una forte, squadra, Andre, una no, squadra no, 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 ma dico in generale, se Milan è caduto, se gliela via Roma League con Milan Camilla, secondo me Ale, Ale, con gli 11 negli 11 col Milan non competi. Ma 2 secondi fa negli 11 anche con la Juve non competi, competi. No, ho detto quarto posto, ma non vuol dire 40 punti dal secondo e terzo, se quarto posto, secondo, terzo là. Certo, non puoi stare vicino all'Inter, secondo me stanno. Però c'è 74 punti c'è bevuto la Roma. Ale, non competi. Ale, vuoi sapere qual è il livello con cui puoi competere? Roma, cioè, chiaramente, Atalanta, ok? Napoli,
sei leggermente superiore alla Lazio. Napoli, ma Napoli mi pisce addosso a voi. Napoli, ma no. infatti mi pare che sta a 20 punti sotto. Quindi aspetta. L'Inter è nettamente più forte del Milan perché ha 20 punti sopra, ma il Milan non è più forte del Napoli perché ha 19 punti sopra. Ma il Napoli si è suicidato. È perché il Milan non si è suicidato. È perché il Milan non si è suicidato. Guarda il calcio sempre secondo l'opinione e mai giudicando i fatti. Ma veramente che Napoli è nodo, mi sta addosso la seconda, ma che stronzata. Un grande Milan, ma voi veramente Ale, siamo troppo più forti di te. Solo su fantasia, Ale siamo troppo più forti di te. La tua fortuna è che hai incontrato un Milan. La tua fortuna è che hai incontrato un Milan allenato di merda, come lo sappiamo da 7 mesi. Ma quando tu lo dicevi di Mourinho che la Roma, stesse facendo cagare perché era allenata da Mourinho, ok? Perché andava bene e non va bene per il milanista? Perché Pellegrini? Perché Pellegrini era scarso? Perché Pellegrini era scarso con Mourinho, ma è forte adesso? E invece i giocatori del Milan non sono scarsi con Pioli, ma sono forti adesso. Che non hanno detto nulla. Dico solo una cosa, Ale. Io escludo De Rossi dalle responsabilità. Stamattina, girando un po' sui social, ho visto De Rossi ha sbagliato di qua, pure Radio da Camelio. E De Rossi ha sbagliato il cambio, e De Rossi ha sbagliato la formazione. Tutti i fenomeni dopo a dire che doveva mettere Karsdorp. Non sto a parlare di te, sto a parlare di te. A me. Io sono un rimprovero. Perché ieri ho detto sul controcaccio. Quando c'era le formazioni che c'era Karsdorp, ho detto, ma io sono 2 giorni che ne parlavo. Io non mettere mai caso passato. Ale, però scusa, se l'ha messo evidentemente avrà avuto i suoi buoni motivi. Poi a me non mi piace. Però non è che dopo potremmo stare qui a dire. Non vuol dire che se non metteva Gaspar, cioè che se metteva Llorente o metteva un altro giocatore perdeva 4-0 a Roma. Non vuol dire quello, però a me su questo non mi potete dire niente perché su caso no. Anche ieri su contro. Io no. Ma quanto si è capito pure ieri che Aouar, Renato Sanchez e Zaleski non li vede proprio più? Quanto si è capito Bove, ieri? Pure Bove. Che li mette più. Fa i cambi tardivi. Bravo, sempre Alessandro. Sarawi terzino. Tutti i giocatori in uscita. Comunque, vabbè, caccia fuori Camelio che mi sta dando fastidio. Ma noia. Che ti sto dando fastidio? Ho detto un cazzo. No, Camelio. Allora, Asso è nervoso oggi. Mi tocca andare a Sciscione. Che nervoso? Perché è nervoso? Mi tocca andare a Sciscione oggi. Perché no, ma che sei matto? A me me lo dici. Allora, ragazzi, 71 sub, 29 alle 100, 150 al doppio bingo. Quindi, voglio aprire le chiamate 17:30 perché non abbiamo aperte dopo. Cioè, non abbiamo aperte ieri. E aggiungo... Come no? Le abbiamo aperte ieri. Ma due ne abbiamo prese perché ti ricordi poi Asso sì, non andiamo troppo lunghi Farina che devo prendere il treno mi raccomando quindi piove pure no, non me ne frega un cazzo del suo treno se prende i treni la mattina alle 8 come no, tutte non le mi prenderò mai un treno alle 8 della mattina alle 7 oggi di sera, per la prima volta treni, non me ne frega un cazzo. Oggi per la prima volta negli ultimi mesi sono svegliato alle 8 di mattina stavo svenendo in macchina per dolori lancinanti quindi non mi sveglierò mai più la mattina in vita mia e non farò mai più questo gravissimo amore mio maestro tu mi capisci maestro tu mi capisci maestro quando parlo così a Farina gli hanno fatto via aerei alle 4:30 di mattina gli hanno fatto via una volta la cotta allora, sono solo a via aerei per favore mezza. Fatemi parlare con il maestro no vorrei capire l'utilità di incontrare la mattina gente nervosa che guida male assonnata che si crede dinamica che vuole insegnarti che cosa che poi alle 2 hanno senti, sonno Faina. È solo un cambio della guardia no? Ci sono quelli che come noi hanno sonno prima, lo dicono. Quelli che hanno sonno dopo, che sbadigliano le due, rompono il cazzo a noi. Devono andare a fanculo, bastardi di merda. La mattina non deve esistere. La mattina è una merda! Scusa, ma tu mi spieghi questi dinamici del cazzo? Che cosa hanno fatto per il mondo? Più fanno cose, più lo distruggono. Ma state tranquilli, facce da culo. Facciamo, andiamo. Le riunioni, maestro. Poi c'è lo stipendio da 1.000 euro. Non abbiamo le connessioni. Ma porta rispetto, cialtrone. Porti rispetto a chi lavora, cretino. Bisogna farla finita con la fancazzista. Adesso spiego una roba, ok? Scientificamente il cervello, per riprendersi dal sonno, ok, impiega mediamente 4 ore per essere pienamente lucido, no? Mi dici come cazzo fai a mettere una riunione alle 8 di mattina, no? Che uno è ancora tutto rincoglionito, che c'ha ancora le caccole agli occhi, che la non sa ragionare. Perché quel bastardo lì vuole scappare dalla moglie, è un infelice. E piuttosto che quindi stare a casa, Fai, si è mutato. Tutta la gente che mette le riunioni presto nei weekend perché scappa dai lager domestici. Bravo, capito? Maestro.
Fabio, portate rispetto alla mattina, portate rispetto ai lavoratori. Minonna, lo sai no, che aspetta, oh, Minonna, lo sai... il lavoro. Voglio concludere. Sei mutato, Damiano. Fate il lavoro. Un attimo, il lavoro non era previsto così. Per dire, i contadini non è che lavoravano 12 mesi. A un certo punto Halloween il raccolto si fermavano e stavano 4 mesi davanti al camino a fare le sedie con lo spago. C'era uno stop, noi lavoriamo 12 su 12. Agredino, imbecille! O sai che diceva mia nonna? Buonanima, o sai che diceva? Sentiamo che la mattina è il tempo migliore per farsi una bella scopata. Andiamo avanti, imbecille. E cosa c'entra con lavoro? Il sacchio che te li do in mezzo. Io scopo solo la mattina. Ma infatti tua nonna aveva ragione, perché la mattina non si lavora. Al massimo la mattina si sta a scuola. La mattina si sta a scuola e se va a scopare. Bravo. Viva nonna Tele. Buonanima, nonna mia. Andiamo avanti, allora. Una gigante. Andiamo a vedere Marsiglia Atalanta al volo? Sì. Tra l'altro ennesimo gran gol di Scamacca che ho benedetto, perché io lo voglio dire tranquillamente con l'ultimo TikTok. Scusa, l'avete preso per il culo e l'Inter ha fatto bene a non prendere questo, 30 milioni. Se no, non parlare di me, però Fabio, io l'ho sempre difeso. Henrix, fermati. 29 sabato alla mezz'ora, se no non famo un cazzo qui. Sì, prego, se no tra 20 minuti prepara quasso. Ci sono il cambio all'ultimo. Il jolly, prego asso. Ma signori cari, qui c'è poco da dire perché siete gente meravigliosa. Meno 29, se famo una mezz'ora in più e soprattutto se famo le chiamate, prime chiamate, sperando che qualcuno... Come se famo una chiamata? Ma è gravissimo. Le chiamate no. Le chiamate ho detto. Ah, hai detto se famo una chiamata, chiamate, è gravissimo. Sperando che qualcuno da Roma chiami, piuttosto invece no, invece senti i sorprisi. Quindi avanti contro Carcisti. Ma poi è Robetta, 2 secondi e siamo arrivati, avanti. Andiamo con gli highlights di Marsiglia. Mo arriva, 1, 2, 3, 4, 5. Ultimo tentativo. 1, 2. Vai. 1, 2, 3. Vabbè, lascia andare conda. Allora, tutte le ciabelle sono due. Bravo, Ciccio. Un saluto da Maurizio Compagnoni. Giancarlo Maurizio Compagnoni. Sogno che l'Atalanta vuole realizzare con la tenacia tipica della gente di Bergamo. Lo è un avversario duro, insidioso, ma chi ha spaccato Anfield non ha paura. Dicevo, Dami, Scamacca l'ho benedetto, ma dovrebbe ringraziare ogni giorno della sua vita per quel TikTok, Copmeners, zona tiro, Copmeners. Quindi diglielo, maglia regalata. La difesa del Marsiglia. Rete, l'Atalanta in vantaggio, ancora lui, Scamacca. Fucking Scamacca. Direi che la punta per l'Europeo ce l'abbiamo, poi ne è finito questo Balotelli, sì. Ah, Balotelli può venire a far secondo. Mancini e Spalletti vadano a fare in culo. Sì, vero. Come Mancini? Hanno rovinato, cioè avevano il migliore, bastava a crescerlo. Scusa, diciamo sempre che un attore fa crescere i giocatori, ma dov'erano quando Scamacca era lì che diceva prendetemi? Hai ragione, però non il CT, Fabio, hai ragione, però non il CT della nazionale, dai. Però è un errore clamoroso, Scamacca è uno dei... Ma più che altro, scusami... Non rendeva in premio. No, però scusami, Cohen, se decidi di crescerti Retegui, perché non dovresti decidere di crescerti Scamacca? Ma Retegui, anche Retegui è un buon giocatore. Ma adesso vi dovete fare con gli allenatori dei club, non con l'allenatore della nazionale, dai. Ma potenzialmente Scamacca uno non se la merita, non viene convocato. Cohen, ma quando Retegui... No, però Cohen, non dire stronzate. Quando Retegui viene convocato, che cazzo aveva fatto coi club? Dai, perché giocava in Sud America. C'era quel periodo di rifondazione, dai. Ti ricordi che convocava Pazzo? Ma piuttosto convoca Scamacca. Scamacca! Convocava Pazzuti. Oh, ma Mancini ha continuato a convocare Gnonto pure se faceva panchina in Premier. Provava tutti. Perché non provi mai Scamacca? Perché stavo andando male, cioè era già carta conosciuta, capito? È vero anche che l'anno scorso ha avuto diversi infortuni, Gianluca, però. Ma adesso no, però. No, adesso no. Ma infatti... rispetto per Gnonto, vi ricrederete su Gnonto. No, ma Gnonto è un buon giocatore, secondo me, però... Non da nazionale. Ammazza che gol che ha fatto questo. Ma mica da grande squadra. Ammazza che gol. Gnonto.
Gnonto è meglio del Baldanzi, Ale. Ale, Gnonto è meglio del Baldanzi. Va bene, che ci vuole tanto, eh. Aspettate, 2003 Baldanzi. Che fenomeno, Mbemba. No, che sei culo, che scivolato. Quanto ripasto quello? Ma no, questo ha sbagliato no. Ma che è una I? Ah no, Aubameyang. Piero Maric, Piero Maric, sembrava la difesa dell'italiano, eh? Guarda che se la porta da casa, pure a ritorno se la porta da casa davanti. In casa li massacrano, Ale. Comunque ieri ho preso il risultato esatto, 1-1. Io mi sa che avevo detto 2-2, però io no. Vedevo anch'io l'X. Mamma mia, Demola. Quanto lo amo. Cioè, ma tu hai capito chi cazzo c'hanno questi in attacco, Cohen? Il Bilal Touré, De Ketelare, Scamacca, Lukman. Sì, è clamoroso. Ma ragazzi, al centrocampo... Però De Ketelare gli davi in euro, a centrocampo, eh. Lo dico... Ma perché Bilal Touré, ma chi cazzo... Lo dico, delle squadre, che no, giocano, delle squadre che giocano a due, delle squadre che giocano a due, Coop Miners Ederson è la miglior coppia di centrocampisti, eh? Delle squadre che giocano a due, quindi fuori quando, l'Inter, quando entra Miran, fortissimi. Entra Miranchuk, ma c'è una squadra all'Atalanta fuori di testa. Molto forte. Infatti vincerà l'Europa League. Sì. Però per dire, Ederson è stato anche vicino all'Inter e chi è che voleva? L'Inter poi è andato lì, ma lo prendevi, lo volevano un po'. Quanto che voglio? Cos'è che gli hanno chiesto? Guarda che l'ha pagato l'Atalanta, no? 30 milioni. Minchia, non è che te... No, no, ma pure il Bilal Touré, che Asso dice chi cazzo ci credeva nel Bilal Touré. 30 pippi l'hanno pagato, l'acquisto più costoso della storia della Lanta. Ma chi cazzo lo conosceva? Fratello, nel senso... Evidentemente lo conoscevano, perché all'Almeria non aveva fatto male. Ma poi è pure rotto, secondo me. 30 da Gosens, 70 da Højlund, poi no, da Freuler non lo so, dal Bologna si hanno preso soldi. Perché chi è che hanno venduto? Per Scamacca. No, scusa, come si chiama? Coso? Højlund, Højlund. Non ne hanno fatti di vendite, eh? Ma il discorso, Fabio, è che loro ne vendono uno e ne piano uno più forte, perché hanno venduto Højlund, hanno preso Scamacca, che è più una certezza ancora di Højlund. Esatto, lo prendono. Una volta li crescevano. Ho parlato lì a Bergamo con questi qua che si occupano. E una volta il vivaio, sai, da Donadoni a Inzaghi a Vieri, arrivano tutti da lì. Ma adesso veramente li comprano anche. Atalanta è una realtà pazzesca. No, ma anche qualora vendessero Scamacca, ok, avrebbero il Bilal Touré, che è un altro ottimo giocatore, ma ve lo dico, Lukman, e il Bilal Touré è veramente forte, ma veramente forte. Lopetegui fatta a West Ham, lo sappiamo. Adesso, Gattuso, attenzione Fabrizio Romano, Gattuso contattato dalla Pro League in Arabia Saudita. Dicono Lopetegui vicinissimo a West Ham. Che strano Ale, eh. Che strano. E poi questa la dico io. Sì, però Eric deve rispondere a Conte Napoli, eh. Da Napoli ti dico, grande frenata Conte Napoli. Ale, adesso stanno a fare. Allegri confermato alla Juve. Su, no, ma stanno navigando e brancolando nel buio come sempre, ok? Hanno visto sta leggera frenata per il Napoli. Io dico, attacchiamoli in branco. No, ma io sono d'accordo con te. Ma io non ho pietà. Ma io sono d'accordo con te. Ma ieri ho fatto un attacco clamoroso. Ieri, Fabio, ok. Io ieri ho fatto l'attacco e continuerò a farli quando penserò a determinate cose. Comunque, però, sì, Fabio, ma no, perché si può sbagliare. Tutti abbiamo sbagliato. Si può cambiare idea. Si può, però, non devono prendere per il culo perché poi impazzisco. Non puoi prendere per il culo i lettori. Però, Fabio, su Conte Napoli è palese la bugia. Perché ci hanno raccontato che l'accordo era totale a livello economico. Oggi ci dicono che non c'è l'accordo ma per quello ti sto dicendo che non sanno cosa dicono, Cohen. Perché hanno la Rai, che annuncia Conte al Napoli, adesso dice Pioli. Cioè, capisci che è una loro hanno detto fatta. Loro hanno detto fatta. Ma io infatti continuo a dire 100% Napoli, ragazzi, non scendo da questo. Conte sarà il nuovo allenatore del Napoli. Poi magari è una toppa, ma mi fido di chi me l'ha detto perché non dovrei crederci. Comunque si qua di merda Conte, oh. Nel senso che se l'ultima spiaggia, col massimo rispetto che considero il Napoli una rosa e un pubblico comunque meraviglioso dal punto di vista del calcio, però nel senso, dopo dovrebbero fare a gara per te, no? E invece anche lui al 3 di maggio non sa dove andare. Sì, ha firmato, non lo sappiamo. No, Fabio, secondo me... Anche Allegri, eh? Allegri, se è così bravo, una squadra deve trovarla. Ci sono 30 panchine libere. Ma Allegri c'ha 9 milioni di contratto, Fabio. Se mi piglia pure, cazzo gli frega. Se si può giocare, Marco, me lo gioco. Comunque, vediamo gli highlights. Conta al Napoli. Bubagna. Bubagna
Comunque pure il Marsiglia è una squadra simpatica, c'ha delle belle individualità. Gioca. Ah, ma c'hanno quell'Unai che a me fa impazzire, che aveva illuminato col Marocco. In realtà non è neanche titolarissimo, a quanto ho capito. Però quando lo vedo giocare mi innamoro, cioè veramente forte. Ah, un attimo, c'è un altro bel video. Niente, YouTube Premium, niente, eh. Non pagherò 15 euro a questa merda di YouTube. Quanto costa YouTube Premium? 15 euro al mese. Però è gran comodo. Analizziamo la difesa dei Mavs contro i Clippers in gara 5. Dai, per favore, su. Dai. Che mancano 10 minuti alla fine, devo sentirsi due che parlano del nulla. Ma c'è Flavio Tranquillo, porta rispetto. Ma parlano del nulla. No, in realtà mi ma basta con sta NBA. Basta, parla della Lega dei de basket dei Serie A piuttosto, imbecille. Porta Olimpia Milano, sport italiano, Olimpia cretino. Milano, dall'anno prossimo si sale sul carro, eh. Ciccione, andremo a Milano a vedere tutte le partite al palazzetto, Ciccione. Sei un bastardo tu che fai finta di essere tifoso ma non vai a vederli, eh. Vergogna. No, no, vado sempre alle finali, ci sono sempre. Ma fatto questa sub. No, no, non arriva, vabbè, ma oggi si vede che non ne vale, mica li possiamo obbligare. Ma abbiamo fatte mille l'altro giorno. Abbiamo fatte mille ieri. Cosa, Ale? Burdisso, notizia. Ah, vai, dici al volo del Burdisso. No, Damiano, ho già andato. Io posso dire qualcos'altro. Vai, 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 parla, parla. Vai, parla. Vai, vai, Ale, vai. Parla, piccolo Mosè. Allora, io innanzitutto mi dicono sempre che è sempre più vicino sto annuncio. Credo che veramente ci siamo. Voci. Prendetela come non come una notizia proprio, però voci sempre da gente che circola Trigoria oggi dicono addirittura che stia trattando lo stipendio Burdisso con la Roma. Messi, no, però fa, per far capire che ci siamo, stanno in chiusura, però io non mi sbilancio, dico quello che so io come notizia è che il nome fatto da De Rossi e Frecchin come consiglio ai presidenti, basta, era zero, quindi non ti sbilanci, non mi sbilancio, Riccardo Settembrino crede alla mezz'ora, e dice meno 19 Riccardo Settembrino, grazie Riccardo. Lo rifai, quale? Riccardo Settembrino, un gigante, Riccardo, un gigante. Ma volevo sentire Damiano invece. Allora io ti dico aggiungo la notizia che ho dato prima su Twitter, che Burdisso è stato diciamo ha avuto un contatto, De Rossi ha fatto il suo nome insomma per il ruolo da direttore sportivo. Alex Nad che crede alla mezz'ora. I'm Lovi meno 14 pericolo. Aggiungo, Ale, non so se ti risulta, che diciamo che Burdisso ha un po' dei dubbi perché non saprebbe la sua decisionalità, la metto giù così, sul calciomercato. Non si dice su questo, non lo so, però io mi sa che non si dice decisionalità, si dice potere. Per questo Ciccione, non lo so, però Augusto così mi distrae. allora, questo non lo so, però, l'alunno rimproverato a sua incidenza, bravo. Però mi dicono che comunque Burdisso o non Burdisso non vorrebbero un essere troppo ingombrante, perciò ci può stare quello che ti hanno detto a te, però non vediamo, lo so. Vediamo, grazie Sbiro. Sbiro infame. Non posso, non si può. No, abbiamo finito. Applauda, Ciccione. Ma abbiamo finito. Abbiamo finito gli highlights. La chat che abbiamo finito gli highlights. Gli highlights abbiamo finiti. Volendo, ci potremmo vedere la viola se ci interessa. No, io vorrei vedere la reaction. Perché secondo me, con la reaction di Dai Ale, 13 sub e famo con secondo. Proviamo. Me l'hai mandata su. Cioè, la guardiamo da Instagram. Sì, c'è contro calcio. Tanto divertite. Corigno, mezz'ora in più. Grazie ragazzi. Tra l'altro mi sa che c'è un'eclissi solare totale in corso a Roma. Marco, l'abbiamo vista la reaction di Dai Ale che subito sono arrivate. Prego Enerix. Ne mancano tre, eh? No, siamo arrivati. No, abbiamo fatte. Siamo arrivati.
scelta di Tacchetti, oh. Bravo Gasdorp, ragazzi! No! No! Bravo Gasdorp, ragazzi! No! No, ma avete visto l'azione di Gasdorp? Sì, lui sì. Prende, anticipa Mirz, gli eleva il pallone, la bravo ho fatto. Poi bravo Gasdorp, no! Pensato. No! 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 Ho parlato, mannaggia! Ho parlato! Pezzo! Porco Dio! Vada! Manca a dirlo, guarda, mannaggia a me. Ma dici come hai fatto a Didinci e non altro, Ale? Perché cioè, bisogna capire. No, mi sono promesso di non bestemmia più. Che bravo, ragazzi. Un gigante. Mannaggia a me, oh, mannaggia a me. Oh, stavo a fare una bella partita di mortacci. Vabbè, non bestemmia però. Guarda che questo calcio, No, questa non mi è piaciuta. Qua era già distrutto. Distrutto qua. Manco sei incazzato. Silenzio totale. Ale, possiamo grazie dire la Maurizio. Più grande delusione calcistica dopo Dublino? No, dopo Budapest, che Dublino. No. Peggio il derby che abbiamo perso in Coppa Italia. No, vabbè, sì, dico della storia recente, Ale. Peggio il derby che abbiamo perso in Coppa Italia. Ah, quello l'ultimo. Vabbè, dai, ma allora sei un provinciale di merda. Okay, 2013. Io ho sempre detto, io a me piace mangiare pollo che mani. Io prima viene il derby. Che c'entra il pollo prima... che mani col derby? Entriamo nel merito. Eh? Che c'entra il derby col, cioè il pollo con le mani col derby? Perché per me io sono cresciuto, purtroppo non è che ci abbiamo avuto le squadre di Milan, Juve, Inter. E ci ho avuto sempre la cosa del derby, dalla supremazia in classifica Calazzo con Serie B. Beh, una vita del merda. Vediamo. Poi, se allora poi siamo noi che dobbiamo difendere. Una vita del merda. Noi perché in Italia no, in Europa, signori, questo mi fanno le squadre forti e mi abituano a vincere in scudetti, capace mi toglieranno sta cosa. Ma io, veramente, io dico sempre, io sulla Lazio sono proprio... Che ha fatto Maurizio? Sì, io sono anti-laziale. Ah, Maurizio, proprio... grazie. Tu preferisci vincere il derby che l'Europa League. No, è che c'è la valigia, è normale. Però mi dice il pollo che unghie incarnite. Che schifo! però per me il derby è importante, però uno è l'obiettivo meno importante della stagione, ma è un obiettivo. Cioè io per il derby mi rode proprio il culo. Cioè lo dico proprio, a me mi dà fastidio proprio andare sotto la Lazio, non sono abituato. Io sono cresciuto con quasi sempre la Roma sopra la Lazio, a me mi rode il culo. Anzi, io sono cresciuto con la Roma, che la Lazio stava in Serie B da ragazzino proprio, che c'era la Lazio che ha figurina doppia. Vabbè, se siamo rifatti dopo. Io sono al 1980. Se siamo rifatti dopo. La Lazio, io c'avevo la figurina quella intera, unica. Poi però, Agu, noi dobbiamo tifare Roma contro il Leverkusen, secondo Ale. No. Ciccio. Siete Ciccio, domanda seria. Certo. No, aspetta un attimo, una domanda per Ciccione. Siccome io non ho visto la partita ieri, ma qui a 3.7 secondi ma dalla basta! Fine... Ma dici basta! Perché... No, guarda, Maxi aveva saltato la marcatura di Vincenzo e Branson, se stava un filo a mezzo, perché non si sono riappoggiati a Maxi e hanno fatto tirare sta pippa? Ah, non ce la fai a tirarla. Oh, 3.7 secondi, secondo me, gliel'appoggi. Ma no, perché fatto, lui Maxi, pensava di... Quello faceva fallo, allora gli ha tirato subito. Chi è che ha tirato? Buddy Hield. No, perché loro hanno fatto fallo l'azione prima, ma per mandarli in lunetta, allora lui pensava che facessero fallo pure subito su questa azione qua, invece ha tirato veramente. Ok, basta, prego, andiamo avanti. Vabbè, io vorrei fare i pronostici, che avevo chiesto. C'è una giornata di Serie A, caro Enerix. Sì, ho preparato le quote per le tre partite più carine, secondo me. Ora vado al bagno io. No, devi fare i pronostici, Ciccio. Vabbè, c'è il bagno qua a fianco, piscio, ritorno. Aspettiamo. Ma che è il bagno da 10K? Il bagno da 10.000 euro. Il bagno da 10K. No, quello sta sotto. Ah, quello economico. Questo l'ha fatto con 4 euro. È quello con la vasca idromassaggio che è solitamente in susa. Mamma mia, Ciccione, che schiaffo. Eccolo, ce l'abbiamo. Possiamo andare con le lenti. Oggi conti tanto. Sì, guarda, per favore, andiamo avanti. Per favore, Ale, per favore. Andiamo su Torino-Bologna. Il bacino allenato, sciolto. Partita di stasera, Torino quotato a illodanza. Ciccione neanche le mani ha lavato. Ciccione fa schifo, si lavi le mani. In realtà possiamo dire, Ale,
che un uomo che si lava le mani dopo aver fatto pipì non è un uomo? Per favore, per io, noi ci dissociamo totalmente da questo messaggio brutto. Come me lavo? Conta che se stavo al bagno mio mettevo pure la mano deve sapere sempre un po' di pesce. Vero, vero. Che schifo! Che schifo! Che schifo! Te devi fare il panino col tonno sott'olio e non capisci se stai a mangiare il tonno o il cazzo tuo. Adesso quando da ragazzino ci avevi la ricottella. Prego, prego, per favore, prego. Vi posso raccontare un episodio imbarazzante che è successo stamattina a mia moglie al lavoro? Sì, certo. Ma edulcolaro, per favore. No, guarda, vedi che avete la smart, fai. Di solito sì. Sulla chiave della smart c'è un portachiavi, un qualcosa, no? Sì. Tu dici perché qua la chiave di merda sta così? Mia sì. moglie aveva la chiavetta del lavoro per la macchinetta per prendere il caffè con i soldi caricati. Sì. Il portachiavi della Roma, sì. Che cosa succede? Mia moglie è andata via, la macchinetta si è scordata tutto attaccato. No. Tornando due minuti dopo, gli hanno lasciato la chiave sopra, si sono rubati la chiavetta e il portachiavi da Roma. Non no. ci credo. Non ci credo. E qui io te giuro, mamma mia, guarda che se ma come levo un po'? Io sto parlando, guarda che se sono attaccati. No, gli si sono culati il portachiavi da Roma, la chiavetta per Pier Caffè all'ospedale, tu ti rendi conto? La gente sta fuori di testa. Oh. Vabbè, oh, meglio che ti hanno rubato la smart. Clip subito su levate un po', per favore. Oh, se, meglio che ti hanno rubato la smart, che de sto periodo le smart si inculano facile, quindi. No, ma ti racconto una cosa, Eric, che manco ce l'ha la doppia chiave qua, ma c'è solo quella, se c'era quella era finita. Damiano, subito il sabato la doppia chiave qua. Mi pareva a piedi. Allora, Torino Bologna, tra l'altro Ciccione, chiedono uno spazio sul basket, sul controcalcio. Probabilmente vi... Ma basta! Vabbè, potremmo farlo l'anno prossimo un po' di controbasket. Damiano, sì, la facciamo su CV. Fallo te Augusto. No, io Augusto potremmo far piacere il basket Cohen, anche a Faina. Il basket ha detto fado te Luca e Cohen. Frega un cazzo. Il mercato NBA è bellissimo, per esempio, Il mercato NBA. Il mercato NBA è dai, è divertente però Ciccio, è molto divertente. Il gioco d'americani, Andrea. È bello. Tra l'altro oggi ho visto le prime teorie complottistiche sul basket in cui si parla tipo del magnete sul rim, cioè sul ferro, secondo alcuni mettono il magnete per far entrare e uscire le palle. Ma non sarà mai questa trasmissione, se se la vogliono fare se la fanno lui e Ciccio. Sì, io partecipo. Non se fa un ma chi cazzo partecipa? Il basket lo paragono al McDonald's. Ma vai a per favore. Grazie, non è da grazie Maurizio. Non è da vero, non è come all'osteria, alla trattoria. Per favore, non si metta le mani dentro il pacco. Andiamo con i pronostici. No, Masso ha bestemmiato. Masso ha bestemmiato. No. Come si è bestemmiato? E lo sa di la chat. Ma che ha bestemmiato? Masso ha bestemmiato. Io vale subito, Damiano. Io ma no, non ho sentito. Stanno a chiedere il VAR in chat. Ma no, fate il VAR. Ma che stare avanti? Sentiamo il VAR. Posso dire parolacce, posso essere quello che vi pare, ma bestemmio zero, raga. Come zero? Andiamo al VAR. Andiamo al VAR, ma che stai dicendo? Quando bestemmia, dai. No, io non ho sentito. No, è impossibile. Mi faccio 10 minuti di mia colpa da solo, esco da solo. Guarda. Dici perché qua la chiave di merda sta così? Mia sì. macchina. No, ma ti racconto una cosa, Eric. Che manco ce l'ha la doppia chiave qua, ma c'è solo quella, se c'era quella era finita. Damiano, subito il sabato. Ma finisce qui, no. Aspetta. Ma non è bestemmiata, Damiano, ma perché stai lì? No, no, ma è gravissimo. Ma pure mia moglie no, rimpovera. No, io non ho sentito niente, ma non ragazzi. Te passa liscia no, questa, ma mi rimprovera pure mia moglie che stava qui mentre mi raccontava la storia. Stava qua a appoggiare al Trespoli. No, niente, chat, dobbiamo aspettare per VAR. No, io non l'ho sentito. Se l'è manco io. Non ci sono le immagini, oh. Ma se poi che nel 2024 non ci stanno le immagini al VAR. I pronostici. Ma come cazzo si fa? Che ci sono in più un pronostico, prego. Cazzo dici? Torino Bologna. Torino dato a 2,85 su Betwin 360, 2,80 su cui gioca ed Eurobet, Asso League. La X è data a 2,90 su Betwin 360 ed Eurobet, 2,85 su cui gioco. Il 2 è dato a 2,80 su Betwin 360 e qui gioco. 2,85 su Eurobet. Parto io! Ichese! Ma che è? 0-0.
Fabio, tutto a posto? Ho fatto una lastra ai polmoni, senti come stai. No, ma metti muto, sei maleducato. Ma porta rispetto. Non vedi che enfisema. Ale, Torino-Bologna. Poi vanno in chiesa. 1-1? Ma il cimitero direttamente. 1-1. Faccio la lastra, muori, non venire. Poi vanno in chiesa, eh. Mia madre è uguale. Per favore. Mi tieni il bambino? Senti che fisema. Per favore. Per favore, Fabio, Torino-Bologna. Ma lo sai, quella partita lì è X da 25 Bravo. Anni che si gioca. Bravo, Fabio. Il risultato esatto. Porco Giuda, l'unico che non capisce questa cosa. Il pronostico deve dire il risultato. X che cosa? 1-1-0-0. X che cosa? 1-1-0-0. 2-2. 3-3-4-4. 1-1. Goen. Cazzo, ce l'ho a fare. 2-1 per il Bologna. È contento, Ciscione, che parliamo di calcio, che è sul calciomercato. Sì. Ciscione, Torino-Bologna. Dai, cazzate, dai, su. Torino-Bologna. A chi? A me? A te, cretino. Torino-Bologna finisce 0-0. Illo tempore. 0-2 Bologna. 0-1 Bologna. Abbiamo fatto tutti? Sì. No, manca Alessio. No, l'ha fatto 1-1. Andiamo invece su Monza-Lazio. Monza dato a 4.40 su Betwin 360. Scusate, 4... però c'è un annuncio importante. Calla. È morto Torre. No, ma io mi dissocio. No. È risuscitato. Ah no, che deve mettere il VOD su YouTube. Vendo portachiavi Roma con chiavetta per macchina del caffè. Ma la vergogna! Astenersi. No, perdi tempo. Quanto c'è dentro la chiavetta? Grande Marco, quanto c'è dentro la chiavetta? Pardeuri. Allora vale sta cosa. Ah, ma lei c'ha proprio la chiave per aprirla la macchinetta. Ma che ma sei ritardatario, per favore, Ciccione. Ma che sotto quando vuoi dici quelle cose, per favore, Ciccione. Che vuol dire? Che c'ha? Andiamo. Non ho capito. Vabbè. La chiavetta, metti i soldi, è come se fosse tipo pronostici, grazie. Ah, no, pensavo ci avessi la chiavetta per aprire la macchinetta, lì era un bel business, eh. Comunque. Che cazzo è? È il passato, mamma mia, Ciccione, che aristocratico di merda. Le dicevo, Monza data 4.40 su Betwin 360 ed Eurobet 4.10 su chi gioco. Coglione, la X è data 3.65. La X è data 3.65 su Betwin 360 ed Eurobet 3.50 su qui gioco. Il 2 è data 1.83 su Betwin 360, 1.89 su qui gioco. Uno di voi con i bianchi azzurri sale a Monza? No, dove? Solo Ciccione. Vieni, ti aspetto poi allo stadio. No, ma è una minaccia. Ben ma perdono. Dove ti devo portare una bottiglia di vino valtellinese? Portala, portala, io me la bevo. No, sta sulla testa, devi prima riuscire, ci dissociamo, chiaramente. Ma ci devi prima riuscire, eh. Ci dissociamo, per favore. Ma fai fatica a berti un bicchiere d'acqua. Ma guarda come stai, ti sei la botta da solo. Te beni da solo. No, Ciccione, hai fatto vedere il QR code, mo te se lo inculano. Godo, Ciccione coglione. Tanto sarà intestato a Provenzano. Per favore, no! Ci dissociamo noi, ci fuori dissociamo, maestro. Ci dissociamo totale, fuori maestro. Ma deve sempre esagerare, un coglione. Fuori maestro, il canale anticalcismo e teneri si dissocia. Il canale contro calcio si dissocia. Adesso vale tutto, allora mi metto così. No, per favore, fuori Goen. Per favore. Fuori Goen, prego. Monza Lazio, parto io. Io non ho capito come si metteva. Per favore. Andiamo sul pronostico. 1-2 Lazio. Lazio, cretino. 0-1 pure qua. Agi. 2-0 Lazio. Allo tempori. 1-2 Lazio, calma. 1-2 Lazio, marcatore Ciro Immobile, non su rigore. No, guarda, posso dire una cosa, non so, ma veramente, ma Lazio vince sicuro proprio. Ecco fatto.
100% anche perché la Roma ammazza che gatto nero. Ti dico ferma da o. Sono sicuro proprio ammazza che gufo. Per favore, Cohen. Shishauni. No, fa fa prima Cohen, fa fa prima Cohen. Ecco, come lui sono tornato. Io mi dissocio totalmente da queste dichiarazioni. Quando si parla di Lazio, poi due per favore 2-2, prego, maestro. Monza Lazio 1-2. Chi manca? Shishauni. Manca io. Monza Lazio 0-2. Tanto non saprai mai come finirà, bastardo. 0-2, ho detto io. Posso cambiare il pronostico? 2-4. Allora cambio pure io, 1-3. E allora ricambio. E allora ricambio. 1-4. No, non si può cambiare. Ricambi? Rilanci? Certo, poi per la clip sono tutti buoni. Ah, no, però, no, no, detto io. Pronostico serio, pronostico serio, 2-4, mo gioco. Oh, ma Damiano, quando lei si è in mezza... Allora, questa sera poi gira tutti i risultati numero uno. Andiamo con le altre. Andiamo con l'ultima che ho preparato per oggi per i nostri ragazzi di Twitch e della chat. Roma Juventus. Che non lo sapevo io. Vabbè, quando giusto, dai. Arterio. Jokes. Jokes. Grande Jokes. Dicevo, Roma Juventus, Roma data 2,82 su Betwin 360 e 2,80 su Qui Gioco ed Eurobet. La X è data 3,10 su Betwin 360, 3,05 su Qui Gioco ed Eurobet. Il 2 è dato a 2,67 2 su Betwin 360, 2,70 su Qui Gioco, 2,75 su Eurobet. Parto io. Sei incantato, presidente. Oh. No, presidente. 1-1. Ale. Presidente. Vince a Juve, è destino. Vabbè, ma basta però, dai, su. Che fate del camere, basta però, dai. 2-0 Juve. No, vabbè, ma io penso veramente stavolta. È destino, cioè non... È finito tutto. Ale, il sogno. Torniamo in Champions. Io comunque è una squadra. Compriamo questo, compriamo quell'altro. Quarto, ma c'ha i giocatori forti. Hanno esonerato De Rossi. È troppo tempo che la Juve non fa una. Anzi, io dico solo molto riposata. Gli mancano 3 punti. Se vince Roma, sta in Champions League la Juve. Vince. Mi dispiace. Ale. Il raccordo anulare se paga? Perché sono stato a vedere la finale. No, raccordo no. Anche se €80 il raccordo non si paga. Casellino, cazzo, devi pagare. No, aspetta, non si paga, però è un'autostrada in realtà il raccordo, È un'extra urbana principale. Io devo lasciare. Non pagarlo, ciao. Perché io pago la pedemontana di merda. Ma babbi di accoglio va a fare la fede alla tua paghi l'affitto costa 25 euro lì al paese, non paghi un cazzo, dai, la casa è costruita con i Lego, ma falla finita, magari con i Lego ci valeva di l'ho fatta con gli stronzi. Per favore, concludiamo il pronostico. Hai fatto una casa dei sciscioni. Concludiamo il pronostico. No, però aspetta, a proposito di casa, ma voi vi ricordate che un paio di settimane fa, 3 settimane fa, aveva detto che stava traslocando, aveva comprato casa, è sempre là. Era questa la casa, coglione. Dice cazzate. Ma era questa la casa. C'ha sempre sta casa. Ma, è una ma vergogna, che cosa, no. Che piano sopra, lo sfondo. Ma la camera è uguale, c'ha la finestra murata nella bandiera, è sempre quella. Ma che dici? Dai, no, ma chi vuoi piava per culo? Ma smettila, su, basta vergognare. Ma chi ti deve seguire sui social? Maestro, rifaccia. Per favore, torniamo sul pronostico. Rifaccia. Ci sono dati sensibili, non si possono far vedere fuori. No, un attimo, e fa sempre ridere. Allora, mi chiedono 23.06, fattura di aprile. Le fatture precedenti non risultano pagate.
Ci sono dati se... no, 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 ci sono, no, no, ti vengono le cose, no, che non ci dissociamo, no, non totalmente. Basta, si dissoci. Ma io mi, no, dissocio, maestro, ma che no, io mi dissocio, saluta la team, io mi dissocio da questo. Saluta i ragazzi, dai, saluta la team, saluta la vergogna, che la linea pure a me, cazzi tua, ma faccio, non prego a posti il postore che mi tocca fare e dal telefono, mi cazzi, questo stacca la team, ma cazzo. Allora, maestro, ripeta il pronostico su Roma-Juve che prima non si era sentito. 0-1 Vlahovic. Ok, illo tempore. Non adesso sei, dice 0-2, a me me ne frega un cazzo. 3-1 Roma. Messi. Messi. 3-1 Che Messi, il cazzo. Vabbè, però un applauso a Asta, almeno se espone non fa 0-0. 3-1 Roma, 3-1 Roma. Cohen. 0-1 Juve. Vattene a fanculo, Cohen. Allora, la Roma questa partita non la perde mai. No! Vai, vai, vai. Asso se ricomponga. Non la perde mai. La Roma questa non la perde mai e finisce 1-1. Fabio. Ah, l'ha già detto, manca Fagliani. 1-1. Ma me copi? No, non ti avevo sentito. Ha copiato a me. Oh. No, io sono stato il primo, Ciscio, che cazzo vuoi? Ah, io ti ho proprio calcolato. Vabbè, il primo che chiamate. Dai, tu sì, chiamate al volo, dai. Devo chiamare, forza. Il so di Roma attacca, se so di Roma. Sì, sì, no, ma sono d'accordo. Ma proprio due al volo, dammi, perché a parte gli scherzi non posso fare tardi. C'è Sport Milan che è uscito con notizie, io vi chiedo. Che notizia? Davanti a 16 milioni. Salute. No, davanti a 16 milioni che la Juve dovrebbe dare ad Allegri, no? Come diceva Luca. Può essere veramente che se vince la Coppa Italia Allegri stia un altro anno? No. Ma per me no. Per me no. Per me no, maestro, poi non lo so. No, Fabio, ma che sono matti? Ma che vanno a fare? No, ma matti no. Però ti ferma, te. Allora, il discorso è uno, Ste, che non è che deve rimanere. Ricordiamo sempre a tutti, per cronaca, che Allegri c'ha un altro anno di contratto, in teoria. Quindi non è che deve rimanere, cioè non è che lo devono rinnovare. Massimiliano Allegri concluderà il suo contratto la Juventus nel 2025. Quindi se la Juve vuole cambiare deve esonerare Allegri, ragazzi, eh? Certo, certo. Non è che ci stanno tanti, o se dimette Allegri poi è capace, pensi, che trovano un accordo, cioè. Damia, che ne pensi della sorella dei Frattesi? Devo andare, ragazzi, non la conosco, una bellissima ragazza, e tra l'altro sono contento. C'era ragazzi, dubbi che Enerix la conosceva. Ciao Fabio. No, non sono, c'erano contento, dubbi che Enerix se la conosceva. No, sono contento, si è fidanzata con un giocatore della Juve, a quanto sembra. Ci dissociamo, che... non è vero, per favore, no, non creda tutti al gossip che si fa. Sono contento, si è fidanzata con parliamo con di quello che ci compete, cioè il calcio. Così, prego, che il dominio bianco, rosso, nero si dimostra ancora superiore. E questa è una cosa importante. Io mi dissocio totalmente. Vi rubiamo anche le sorelle. Vi rubiamo anche le sorelle. Come c'è una compagna, McKenny? Salutiamo la sorella dei Frattesi. Un abbraccio. No, ma so che c'ha pure una compagna, insomma, però. Andiamo avanti. Comunque, allora mi dissocio. Allora non è vero. Lei sta facendo del gossip, scusi. Chiedo scusa. Inutile gossip. Ma dicono che dove non compete questa sezione. C'era Novella 2000. Mo c'è sta Enerix 2000. Ma non è vero. Stanno dicendo che fai un cialtrone. No, ma io Enerix, lei prende una querela al giorno. Ma non ho detto nulla, ho riportato dei gossip. Vabbè, comunque, per favore, le chiamate. Pronto? Pronto? Oh, pronto. A stronzo. Ma come sono? Pronto, come carissimo. Non risponde, vabbè. Andiamo avanti, avanti al passaggio. Metti il numero, Enerix. Sì, sì. Pronto? Pronto? Sei di Roma? Sì. Oh! E andiamo! Ciao, nome! Sempre Forza Roma, ragazzi. No, nome. Mi dici, come ti chiami? Ettore. Ettore, ti ciao, chiedo, Ettore, visto che devi dimostrare di essere romano perché non ti credo, come si dice, cioè dimmi l'espressione romana classica che si usa, ok, per dire tipo ci devi stare, stavolta... Inutile pensare, stavolta, di recuperare, no, se hanno te faccio detto un esempio, no. No, giù Ciccione, ti faccio un esempio, se stiamo a mangiare 7 supplì, no? Ce ne sta uno piccante, ok, quello che prende quello piccante si inizia a lamentare e tu gli dici, ah oh, a chi... Come a chi? Cosa chi si dice? Vabbè, chi? Ma può fare semplicemente una domanda e via. Come si risponde? A chi? Ma io so di provincia, non so di Roma, però.
Bravissimo. Vabbè, non è romano, non c'è interesse. Fai che fa la domanda. No, di dove bravo sei, carissimo? Bravo John Belushi, a chi tocca se grugna. Di dove sei? Sono vicino a Rieti. Ma non sei di un Roma, gigante, cialtrone! Ma cosa no, sei di Roma? Ma pensa se sei una cooperativa! Perfetto! Ettore, parla con te, cazzo! Tu sei De Leonessa, te lo dico io! No! Ma non sei di Roma, cialtrone! Faccia sta cazzo di domanda, per favore! Masso, di dov'è? Masso è in Borgataro. Per favore, la domanda! Vaffanculo, se ne campo bene. Ma che cazzo la prima a fare le chiamate, si può parlare. Dai, Ettore, muoviti! Prego, Ettore. La domanda andava bene ieri, va bene pure oggi. Allora, era per i laziali. Dice. Allora, qualora Roma vincesse l'Europa League, quindi facesse, farebbe l'impresa. Era giusto facesse. Era giusto facesse, Ettore. Ma a Roma già giocato la prima, Lo so, sono fatti ieri, vabbè, ormai. Però, magari, fa il miracolo, che ne sai. Vabbè, insomma? E la Lazio arrivasse sesta. I tifosi laziali ti farebbero per la Roma o per... Rispondo per me, ma mai. Cioè, scusa, preferisco la conference. Cioè, preferisci non andare in Champions? No, ragazzi, siete provinciali. Cioè, se io so che la vittoria dell'Europa League dell'Inter mi porta in Champions, ma io non tifo manco Atalanta. Voglio fare la conference. Io non tifo manco Atalanta in finale d'Europa League, pure se dovesse servire. Ciao Ettore, che poi dobbiamo scappare. Questa è una grande domanda, però. Bravo Ettore. Ciao Ettore, grazie. Sei un gigante. Ti abbraccio. Pronto? Pronto? Ma sei di Roma? Ha chiuso, ha chiuso lui perché sapeva di non essere di Roma. Pronto? Non risponde questo? Vabbè, i soliti cialtroni. Ragazzi, comunque... io dico, no? Fatturiamo, lo possiamo dire tranquillamente, tra i 3 e i 4 milioni al mese. Riusciamo a prendere un centralinista, per favore, che ci faccia le chiamate? Come il centralinista? Mica stai in radio, su, smetti. Gli diamo 1000 euro al mese e ci faccia la centralinista. Centralinista. Ma che cazzo c'è sempre? Mica lavoriamo a Vodafone, a cretino. Ma non rispondo, non è sufficiente... Ma come è sufficiente? C'hai i soldi sul telefono? No, ho provato a fare la chiamata per sbloccare, perché non si sa mai. Ma c'hai i soldi per telefono, ma chi ci deve chiamare? Ma dai, insomma, smettiamo. Una chiamata per lei, l'accetta. Pronto? Niente. Oh, ma guarda che mi sa che Enerix ha chiuso. Ma per forza fate rispondere a Asso con quella voce per mia mascolina, è normale chiudono. Allora che te lo fa così, pronto? Prego, prendiamo questa telefonata. Chiamano il tuo credito. Comunque devi buttare il suo telefono, fratello, dica la verità, eh. Sono ancora aspettato l'iPhone 13. Pronto? Pronto? Ciao. Sì, de Roma? Ciao, perfetto, nome? No, Napoli. Mamma ciao, mia. Ciao, nome? Vabbè, è più vicino di Peppe da Napoli. Mamma mia. Peppe? Ma... sì. Vai Peppe, vai. Una domanda per Enerix e Ciccione. Dimmi tutto. Prego. Vai. Però dammi sei sul basket da calcio, eh? No, vai, secondo... falla Giuseppe, vai Giuseppe, amico mio. Giuseppe, dopo quando ha finito, mi dici ho min merda. Per favore. Li ho buttati tutti fuori, okay, ci siamo solo io e Ciccione, vai Giuseppe. Secondo voi quest'anno quale sarà la finale di NBA? Tolto il tifo che ovviamente che avete per i Knicks. Dallas-Boston. Denver, okay, Boston. Denver Boston. E chi lo alza, Ciccione? Ok. Denver. Dallas. Ci riprendiamo tutto con gli interessi. Portate l'anello al sole ed unico MVP. Luca motherfucking Doncic. Meravigliosa domanda, Giuseppe. Tu chi tifi, Giuseppe? No, però a me piace molto Dallas. Però vedo forte i Celtics. Ma non c'erano i Los Angeles Lakers, ci sono ancora, ma sono appena usciti quasi swippati da Denver. Da Denver. Medusa, io che ti voglio bene, Denver. Cucciolone, grazie. Ma senta, Giuseppe, te la faccio io una domanda: da chi deve ripartire Los Angeles? Da Ciccione, no, devo prendere giocatori giovani. LeBron, a LeBron, probabilmente se ne va. Da Hamilton, grazie, ma senta, da Hamilton, imbecille. Tra l'altro ti faccio un'altra domanda, Giuseppe. Secondo LeBron, te... LeBron, che è Hamilton? No, ti faccio un'altra domanda, Giuseppe. Secondo te,
il fatto che Bronny James si sia candidato per l'eleggibilità al draft, ok, potrebbe essere una sorta di chi prende Bronny prende LeBron? Sì, anche, secondo me sì. Potrebbe. Sì. Bronny, grazie. Ciao Giuseppe, ciao Giuseppe. Quelli col toro, che fanno quanto? Chicago Bull, che Chicago Bulls quest'anno sono usciti ai play-in. Sono tutti scherzi. E sono usciti ai play-in. Sono usciti ai play-in. Sono tutti scherzi. Fine pronto! Basta, Enrix, dobbiamo fare l'ultima. Pronto! L'ultima, pronto! Pronto! Ti saluto. Pronto! Pronto? Sì. Pronto. Ciao carissimo, come ti chiami? Da dove digiti? Pronto! Dove ti prendi in giro? Chiudi la live! Pronto. Ciao, nome! Da dove digiti? Dal quello di tua madre. No! Ma attacca il una cosa gravissima. Sei chiamato inutile, io ti ho detto fammi il bingo. Meno male che si è fermato lì, ho tremato. Meno male. Meno male. Chiudete le chiamate, basta per oggi. Ma una cosa gravissima. Il numero salvato, lo Guerelli. Allora io chiamo. Il cane. Abbiamo il numero. Da dove ti giri? Ha fatto ridere, però. Umiliato. Effettivamente faceva un po' ridere. Ciccione. Dimmi Ciccione. Ma hai strano, Enrix, come io guardavo la faccia così. Ma sì, è rimasto. Ma come dal culo devi ma tutto colpo di asso perché lui ha detto da esatto dove ha detto lui io l'ho seguito lei ha sempre colpa di asso, lei ha fatto umiliare sempre colpa di asso. Dicevi Ciccione delle più belle ultime mezz'ore che esiste, ragazzi. Ogni tanto fateci fa pure un po' di risate, raga, sempre a parlare di calcio, dai. Dicevi Ciccione? No, l'hanno già arrestato. Ah, per grazie, favore, andiamo al bingo. Allora, visto ringrazio, auguro buon weekend a questo Ciccioni. Grazie. Ciao.